ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Da domani riaprirà la piscina all'aperto a Teramo, un servizio che la città è sempre riuscita ad avere, anche nel periodo più difficile del Covid, grazie alle regole che assicuravano sicurezza per tutti coloro che ne usufruivano. Fortunatamente i contagi Covid sono in calo e la piscina riuscirà a riaprire in sicurezza con la possibilità di ospitare più persone. Finalmente si riapre, questo è il terzo anno consecutivo nonostante il Covid, insomma, che riusciamo a lavorare, questo ci fa molto piacere, è un appuntamento penso per Teramo e per tutti i teramani importante e riapriremo da lunedì con tutte le nostre attività, aprirà sia la piscina sia l'attività del campus estivo che ha avuto molto successo, quindi con tanti bambini e tante famiglie coinvolte, e da lunedì quindi si riparte. In realtà la struttura, come vedete, abbiamo fatto solito restyling annuale, qualcosina cerchiamo sempre di migliorare sulle condizioni, prezzi. Tutto è rimasto invariato, nonostante insomma, per noi e tutto il settore non è che sia un periodo molto facile a causa dei grandi rincari a livello energetico, insomma, che stanno mettendo in difficoltà tutto il settore, un'emergenza proprio di ambito nazionale. Però noi siamo riusciti insomma, a mantenere le tariffe invariate, le misure anti-Covid sono state allentate dai vari decreti, quindi ci saranno un po' più di postazioni e quindi riusciremo a accontentare un maggior numero di persone, spero. Un periodo non facile per il settore che con tanta cura e con tanta attenzione ha permesso comunque di garantire un servizio nella piscina interna tutto l'anno. Per noi questa stagione è stata importante, 2 anni di grandi difficoltà con la piscina coperta, parliamo aperta a singhiozzo, per noi quella è la più importante e penso anche in realtà per le famiglie, per i bambini, perché è lì che si fa realmente sport, si riesce a crescere in un ambiente sano, appunto nella competizione sportiva. Dopo 2 anni finalmente abbiamo portato a casa un'intera stagione. In realtà si passa da un'emergenza all'altra perché appunto passato il Covid, quindi fatta una stagione intera, è arrivata appunto come dicevo prima l'emergenza energetica, questo incide molto su tutte le nostre attività, però, insomma anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, quindi noi manteniamo sempre uno spirito positivo e andiamo avanti convinti.